Ciao a tutti, oggi nuovo consiglio di lettura e per l'occasione vi consiglio un libro esplosivo, divertente, adorabile. E sto parlando di 69, romanzo di Ryu Murakami. Non c'entra nulla con Haruki, ve lo dico sempre, non sono manco parenti, però una cosa divertente che molto spesso la critica usa per metterli a confronto è che se Haruki Murakami può corrispondere ai Beatles, Ryu Murakami corrisponde un po' più ai Rolling Stones, perché effettivamente è un autore estremamente punk, ribelle, a volte crudo, a volte estremamente cupo, quando serve anche splatter, come avviene ad esempio in romanzi suoi iconici come Piercing, Audition o Tokyo Soup. A volte invece vira proprio su una malinconia veramente trascinante, come avviene in quello che secondo me è il suo capolavoro Blu quasi trasparente, uno dei miei must dell'adolescenza, un libro straordinario che poi alla fine grazie a Dio è stato ripubblicato, che io vi consiglio sempre e che era appunto l'esordio di quest'autore outsider e allo stesso tempo una voce estremamente originale nel panorama della letteratura giapponese. È un autore che si ricorda anche per la sua crudezza. Però 69 diciamo che è un po' una pecora nera nella sua produzione, perché pur essendo perfettamente in linea anche con molte tematiche tipiche di Ryu Murakami, è un libro invece estremamente solare, divertente e anche buffo quando serve. È proprio un Murakami ottimista, divertito e molto molto teen. Infatti è un romanzo che io consiglio tranquillamente anche a lettori giovanissimi o molto molto giovani, ed è l'ideale controparte solare di Blu quasi trasparente, perché Blu quasi trasparente è il romanzo che Ryu Murakami scrisse a 19 anni, un romanzo autobiografico molto cupo, che racconta appunto l'esperienza di vita vissuta in prima persona di un'adolescenza diciamo un po' gioventù bruciata, affondata appunto nel tris sex, drugs e rock and roll, quindi un'adolescenza di carattere un po' autodistruttivo. Ecco, diciamo che 69 anche in questo caso parte dall'esperienza autobiografica dell'autore, anche se in questo caso il protagonista non si chiama Ryu come avveniva in Blu quasi trasparente, che lì in quel caso si esplicitava l'aspetto autobiografico della situazione. In questo caso invece Ryu Murakami sceglie un nome di finzione per il suo protagonista, ovvero Ken. È un romanzo che si ambienta appunto nel 1969, un anno che ovviamente Murakami sceglie anche per goliardia, no? Perché fa riferimento anche alla pratica erotica, ma è anche l'anno in cui l'autore e il suo personaggio compiono 17 anni. Tra l'altro è un anno piuttosto bollente anche in Giappone, perché anche in Giappone nel 68 ci sono state le rivolte studentesche, i giovani diventano anche sempre più in contrasto rispetto alle generazioni precedenti, rispetto alle tradizioni o comunque alle regole imposte dalla società, si lasciano sedurre dalla musica rock americana e occidentale, e nascono tantissime correnti intellettuali, c'è un'esplosione del cinema underground giapponese sperimentale, c'è la scoperta e l'amore per la letteratura esistenzialista francese, quindi sono anni di grande fermento giovanile, insieme appunto anche alla rivoluzione sessuale, ai movimenti del femminismo e appunto a questa carica politica estremamente sovversiva. Quindi il contesto è quello, però inserito nella vita appunto di Ken. Ken è un ragazzo di 17 anni che frequenta un liceo anche piuttosto prestigioso, ma allo stesso tempo è una testa calda. Vive comunque in un paese nella provincia
provincia, quindi non abita in un contesto metropolitano come può esserlo quello di Tokyo, dove questo fermento culturale e anche politico è decisamente più presente, è un tranquillo paesino di provincia, però Ken ha grandi sogni, è molto sbarazzino e allo stesso tempo però pur avendo da una parte enorme creatività, ha anche questo lato un po' più sbruffone e anche superficialotto quando serve, che comunque caratterizza anche gli anni dell'adolescenza, in cui io mi posso anche rivedere in prima persona ed è anche normale appunto nella composizione della propria personalità e della scoperta di se stessi. Ken infatti, vi dicevo, ha una testa calda, è un grande appassionato di musica rock e inizia anche a leggere un po' per posa, anche per sedurre le ragazze di cui è appassionato, grandi poeti quali Arthur Rimbaud, Camus, o comunque autori come Camus, e allo stesso tempo ha un grande sogno, ovvero creare un grande festival rock nel suo paesino di provincia, un grande festival interamente gestito da giovani, dove si succedono concerti rock e performance artistiche intellettuali e proiezioni di film indipendenti. Infatti nella creazione di questo festival Ken vuole anche coinvolgere alcuni dei suoi amici per creare effettivamente un film indipendente, sperimentale, dove però nessuno sa esattamente cosa debba accadere, cioè la sceneggiatura viene buttata in cacciara, perché diciamo che la spinta per questo universo creativo da una parte nasce in Ken nel tentativo di far sentire la propria voce e portare la creatività giovanile in un paesino noioso, ma dall'altra parte il suo grande obiettivo è conquistare Lady Jane. Chi è Lady Jane? È il soprannome della ragazza più bella della scuola, che però è la classica ragazza un po' alternativa, che ama il rock, legge tantissimo, adora la poesia, e lei è un'intellettuale vera. Il nostro Ken invece, per far colpo su di lei, molto spesso finge di aver letto determinati libri, finge di avere in suo possesso alcuni dischi. Ci sono delle parti veramente divertenti in cui lui, per sedurla, ruba o comunque prende dei dischi dai suoi amici e dice: ma certo, puoi tenerlo, io l'avrei ucciso, ecco. E noi seguiamo da una parte appunto questo spirito punk e ribelle, e dall'altra anche questa sgangherata storia d'amore che però ha tutti i suoi contorni anche di imbarazzo che caratterizzano l'amore adolescenziale, perché noi capiamo anche subito che Lady Jane in realtà ricambia il sentimento, perché Ken comunque è il ragazzo un po' trasgri della scuola, non è un bad boy, è comunque ingenuotto, è goffo, però ha questa allure un po' da rockstar, addirittura per motivi che non vi dico fino in fondo, ma è una delle porzioni veramente grosse del romanzo. Lui finisce anche agli arresti domiciliari, perché, senza dirvi troppo, vi dico solo che in un atto di ribellione compie dei gesti di carattere vandalico, di protesta politica all'interno della scuola, con tanto di surplus in liberazione di fluidi corporei sulla cattedra del preside. Ecco, quindi diciamo che un po' il mood è quello, cioè da una parte ribelle ma dall'altra parte goffo, giovanile. Questo aspetto di trasgressione goffa è una cosa che Ryu Murakami gestisce benissimo, perché io sono convinto che sia un romanzo profondamente autobiografico, perché molto spesso adotta anche questa grandissima chiave di autoironia sul personaggio di Ken, che ce lo fa percepire come un ragazzino che vuole effettivamente cambiare il mondo, ma allo stesso tempo da una parte ha alcuni limiti proprio di voglia di scoperta, cioè molto spesso le sue idee politiche nascono
ma non si approfondiscono, cioè segue dei pensieri di un certo tipo perché sa che sono quelli che dovrebbe avere il suo personaggio e poi pian piano se ne convince, ma allo stesso tempo non entra mai nel profondo. Dall'altra parte vuole cambiare il mondo, ma è anche un ragazzino, quindi è molto goffo, ingenuotto. Ci sono delle scene che mi hanno divertito tantissimo, in cui un po' adoro tutto. Una delle scene più divertenti di questo romanzo è quando la scuola, il liceo che frequenta, vuole organizzare i giochi della gioventù, ok? Che a quanto pare ho capito da questo libro sono un'angoscia esistenziale proprio mondiale. Io manco sapevo che in Giappone facessero i giochi della gioventù, però funzionano uguale che in Italia. Ecco, lui proprio non c'ha voglia di farli, ha proprio il terrore di fare questi giochi della gioventù, deve farsi il test di Cooper, no, non ce la fa. E allora cerca in ogni modo di evitare questa sciagura e arriva al punto di scappare di casa pur volendo bene ai suoi genitori. Dice: no, se rimango a casa i miei mi mandano a scuola, devo fare i giochi della gioventù. Quindi scappa di casa con delle vicissitudini veramente allucinanti in alcuni punti, anche di estremo pericolo, e poi questo mi ha fatto proprio morire, i giochi della gioventù vengono spostati per maltempo, quindi lui se li deve fare lo stesso. Adoro, ecco, io non entrerei troppo nella dinamica del romanzo perché altrimenti rischierei di raccontare troppo. Vi dico solo che è un romanzo che vive di situazioni legate proprio ai suoi personaggi, che sono sì sopra le righe in alcuni punti, però estremamente credibili. Estremamente credibili perché secondo me in molti aspetti è difficile anche non riconoscersi in alcune sfaccettature che sì, dei personaggi che sì sono molto ancorati all'universo dei mirabolanti anni 60, però hanno proprio quelle dinamiche relazionali che sono universali, soprattutto a quell'età. Cioè, e se non vi riconoscerete in Ken, sicuramente vi riconoscerete in altri personaggi, soprattutto i suoi amici, che è molto bella anche la caratterizzazione degli amici di Ken, perché sono molto diversi tra loro, però allo stesso tempo creano questa profondissima armonia. C'è anche, ad esempio, il classico personaggio che è l'amico un po' fighetto, che va bene a scuola, che è mega razionale, però vuole fare anche ste bizzarrie, le vuole fare un po' per lo spirito del brivido, e anche i personaggi femminili sono adorabili, sono veramente ben caratterizzati. Lady Jane che assume un po' questo controllo da femme fatale. Lei sa di essere bella, sa di essere interessante, ma allo stesso tempo anche lei, come Ken, ha questa profonda ingenuità perché sta cercando se stessa sostanzialmente. Quindi anche magari vive di posa, vive di costruzione di personaggio, però alla fine pian piano nel romanzo ci appassioniamo veramente a questa storia d'amore piena di ingenuità da parte di entrambi. L'unico altro momento che vi cito, poi sappiate che non ho fatto grossi spoiler perché in questo romanzo succede di tutto, è un appuntamento proprio mandato in vacca, in cui i loro due, Ken e Lady Jane, sembra che abbiano anche proprio la voglia di darsi il primo bacio, perché ovviamente entrambi, nonostante le pose, le pose da bohemien, sono entrambi vergini, non hanno mai dato il primo bacio a nessuno. Cioè, sembra che si debba scattare quella cosa lì, e invece, in un attimo di imbarazzo, il protagonista dice: ma perché non andiamo al cinema? E vanno a vedere A Sangue Freddo. Io dico solo quello, e come va avanti il resto dell'episodio, dell'appuntamento, è veramente allucinante. E rimanda a flashback di cotte adolescenziali andata male. Quindi, che sia Italia o Giappone, anni 60 o anni 2000, praticamente certe dinamiche rimangono le stesse. E è veramente divertente da questo punto di vista, perché è un romanzo che alla fine è costruito
sull'intero anno scolastico, dall'inizio alla fine, fino appunto al diploma, ma dove, diciamo, l'evento scatenante, l'evento a cui arrivare questo grande festival organizzato a livello indipendente e ovviamente la progressione di questa love story, ma è un romanzo costruito proprio per vicende che succedono e si integrano tra loro in un racconto di formazione estremamente divertente, estremamente anche tenero quando serve, toccante, ingenuo, che lo rende veramente adorabile. Io ho adorato questo libro, mi ha fatto ridere, mi ha lanciato dei flashback adolescenziali non da poco e l'ho trovato veramente una pecora nera nella produzione di Murakami, perché mai, come in questo caso, estremamente solare, ottimista, scanzonato, e potrebbe essere sia un buon primo passo per conoscere l'autore, e sia un romanzo perfetto per chi cerca un romanzo teen intelligente. Quindi io lo consiglio anche a lettori molto molto giovani, secondo me va benissimo anche per un lettore di 13-14 anni, per dire. Quindi lo consiglio veramente in modo trasversale a tutti. Questa era la mia opinione di 69, l'esplosivo romanzo teenager di Ryu Murakami. Fatemi sapere se l'avete già letto anche voi, se lo leggereste, non lo leggereste, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!